Bentornati ad Ore Talk, 90esima puntata, ospiti registi Alex Visani e Dario Almerighi. E allora, buonasera a tutti, 90esima puntata, come dicevo, di Ore Talk. Continuiamo ad ospitare tutti i registi indipendenti italiani, soprattutto quelli che hanno partecipato alla prima edizione del Vespertile Awards, che si è tenuto a Roma il 26 agosto scorso, ovviamente dello scorso anno, e siamo già pronti per la seconda edizione che partirà il 27 maggio, quindi preparatevi, il primo premio cinematografico italiano di genere. Non è mai esistito un premio cinematografico italiano di genere in Italia, tutti i festival. Il Vespertile Awards invece è nato proprio lo scorso anno per dare a tutti l'opportunità, chiaramente, di a tutti i registi italiani di poter partecipare. Allora, intanto vediamo un po' se Alex, vediamo un po' se è in linea. Allora, vediamo un attimino. Allora, io intanto saluto chiaramente tutti quanti, Rosita, ciao Francesco, ciao Gigi, ciao Studio 70, ciao Fabrizio, eccoci qua, ciao The Clown of the Black, ciao a tutti. Allora, stiamo aspettando naturalmente che entri il primo regista Alex Visani, vediamo se c'è, altrimenti ciao Rosita, ciao, la stiamo aspettando per fare una live sia con Alex Visani che con Dario Almerighi. Vediamo se entra, il primo era proprio Alex Visani, e vediamo un po' se riesce ad entrare, semmai poi recuperiamo man mano dopo, pian piano. Allora, oggi intervista, ripeto, con due registi indipendenti. Lo faremo di settimana in settimana, la prossima settimana ce ne saranno altri due, e quindi andremo a un po' a chiudere il cerchio intorno ai registi dei lungometraggi che hanno partecipato alla prima edizione del Vespertilio Awards. So che Alex era in... Allora, vediamo un po'. Intanto io faccio entrare Dario. Dario, se ci sei, fammi sapere, che nel caso faccio entrare te, Dario, se ci sei. Vediamo un po', perché se non c'è Alex, noi dobbiamo... Vedo che non c'è Alex, quindi io anzi chiedo a Marcus, nel caso, di chiamare anche Alex. Ecco qua, Dario. Dario, se ci sei, ti faccio entrare anticipatamente, perché Alex non è in linea, così iniziamo a parlare un po' con te. Vediamo un po' se ci sei, Dario. Se accetti, iniziamo a parlare con te. A questo punto faremo poi una diretta a due quando entrerà Alex Visani. Fammi sapere, Dario, se riesci ad entrare. Vediamo, ti sto invitando, Dario, devi accettare, ti apparirà un pannello dove devi accettare. Vediamo un po' se riesci ad entrare. Chiedo a Marcus di chiamare Alex Visani. Allora, Dario, ci sei, devi accettare per entrare in diretta. Ti sto invitando, mi dice che non puoi partecipare. Semmai aspetta, riprova un attimino, io ti sto rimandando l'invito di nuovo. Vedi un po' se riesci ad entrare in diretta. Vediamo. Allora, vedo che comunque c'è anche Alex. C'è anche Alex adesso, è entrato. Allora faccio entrare Alex. Poi se riesci a entrare anche tu, Dario. Io ci sono. Ci sei. Presentati. Presentati. Alex Visani. Eccolo, Alex. Pensavo, ho detto, oddio, non c'è più. Perché... e invece ci sei. Intanto parliamo subito... Ecco, ciao Alex, come stai? Intanto parliamo con te. Io sono innanzitutto sono molto contenta di averti qua.
spiego anche la motivazione, innanzitutto perché ho partecipato alla prima edizione del Vespertile Awards e quindi sono molto contenta di questo. Dopodiché ti volevo anche fare i complimenti perché so da molti registi miei amici che ti stimano moltissimo. Dice: "Ah, Alex Visani, ma è un vecchietto dei Grazie. film horror." Infatti tra poco ne parleremo di questo. Ma come un vecchietto? Si dice veterano, non vecchietto, dai, Ma veterano, vecchio, veterano. vecchio, Alex, vecchio, è una parola onorevole, è bellissimo dire sono vecchio. Ma No, non sei assolutamente, no, sono d'accordo? convinto anch'io. Ma non sono Esatto. abbastanza onorevole per essere vecchio, mettiamola così, dai. Io va giù. Allora, Alex, prima di tutto, prima di parlare delle tue opere, tra cui proprio l'ultima, quello che io chiedo a tutti i registi è spiegare a chi non ti conosce, se mai ce ne fosse bisogno, come sei entrato nel mondo dell'horror. Quindi le tue domande principali sono: quando hai visto il tuo primo film horror? Quindi quando è iniziata la tua passione per l'horror e come sei entrato nel mondo cinematografico? Ok, allora la passione per l'horror è iniziata proprio giovanissimissimo, cioè da bambino già io amavo i mostri, i dinosauri, eccetera, quindi affascinato da tutto quello che era un po' diverso, un po' strano, un po' anche, no? Un po' fuori dai canoni, tendente al macabro, al mostruoso. E poi diciamo che crescendo io comunque ho avuto mio padre che mi ha cresciuto con i classici tipo Il Mostro della Laguna Nera, i classici del fantahorror degli anni 50 e 60. E Bellissimo. poi, sì, no, una figata, ma anche perché io ho avuto la fortuna di avere un cinema di famiglia e quindi fin da piccolino ero lì e vedevo tantissimi film. Però diciamo che l'horror inteso così come cinema odierno più o meno l'ho affrontato attorno a cos'erano fine anni 80, quindi io vidi, credo il mio primo horror, ebbi il coraggio di vedere per intero, fu Unico indizio la luna piena, quindi sto parlando della prima edizione di Zio Tibia su Come Italia no, 1. come no. Ero sempre appassionatissimo di tutto quanto, però insomma il coraggio di affrontare un film per intero, insomma non ce l'avevo, c'avevo questa attrazione e repulsione, questa grande paura, ma anche la grande fascinazione per l'horror, poi alla fine l'ho affrontata, da lì in poi non mi sono fermato più. E oltre il discorso di vedere film horror, di aprire un sito nei primissimi anni 2000 che si chiamava The Reign of Horror, dove scrivevo recensioni di film horror, eccetera, poi piano piano, insomma, sai, la passione, la voglia di omaggiare il genere, insomma, di sperimentarsi, eccetera, mi ha spinto poi a fare le primissime cose. Credo che, a parte i primi corti sperimentali, il primo approccio con l'horror l'ho avuto nel 99, è stato con un lungometraggio amatoriale fatto con degli amici in Abruzzo, si chiama Blade Killer, l'inferno di Blade Killer. Nicholas. Sì, e poi dopo da lì, insomma, io oltre che la passione per l'horror, ho trasformato, diciamo, il mondo del cinema e del video nel mio lavoro, con il quale attualmente vivo, eccetera. Però ogni volta che posso, ogni volta che riesco a costruire una produzione o trovo una produzione interessata, cerco subito di fare degli horror, perché è proprio la mia passione viscerale, oserei dire. E infatti è così viscerale la tua passione che io leggo che di fatto hai fatto un film all'anno. Perché hai fatto Blade Runner, Zombie New Millennium, Mind Creep, Carne Morta, La Soglia, Ultimo Spettacolo. E Magari poi. Blade Runner, Tania, Come? hai detto Blade Runner, magari avessi fatto Blade Runner No, ho con le detto soglie e poi Blade Runner, ho era Blade Killer. detto. Blade Killer, Eh Blade sì, però Killer, ma Blade ti Killer. ringrazio, comunque ti Ho detto ringrazio, Blade scusa, Runner? Blade Runner l'ho fatto io. Ma Allora, l'ho quando fatto io io, sì, sbaglio e non si faccio doveva gaffe così sapere. clamorose. Quando faccio gaffe così Ma ho clamorose usato. diventerai il nuovo Guillermo del Toro. Poco, ma Esatto, sicuro. ho usato lo pseudonimo di Ridley Scott, ma in realtà ero io, ho fatto Blade Runner. Davvero? Davvero? Sì, lo devo ammettere, sì. Allora, è andata. È andata. Comunque, Blade Killer. Senti, ci parli un po' di queste tue prime opere? A quale sei più affezionato di queste che ti ho nominato? La Soglia, Carne Morta, Mind Creep. E soprattutto se tutti questi, io sono andato a leggere un po' di trame ecco, di questi lunghi insomma, che hai fatto, ma volevo sapere se c'era anche un punto in comune, cioè se c'era un collegamento tra un film e l'altro delle tue prime opere che hai fatto, o se sono tutte opere completamente scollegate tra di loro. Ma guarda, la domanda è interessante, nel senso che allora, la prima domanda ti posso rispondere che io sono
indissolubilmente legato e affezionato a tutte le cose che ho fatto, tutte, cioè dalla più amatoriale alla più o meno costruita, con tutti i loro difetti e i loro limiti, io le amo tantissimo, Ogni come fossero scarafone è bella realmente mamma sua, come si dice. le mie. E assolutamente, questa è proprio il mio leitmotiv della mia vita. E quindi, essendo proprio figli miei, mie creazioni, che da quando ero ragazzino era il mio grande sogno, era insperato e insperabile per me farli, in realtà poi quando ci sono riuscito mi sono affezionato completamente a tutti quanti loro. Ora, i film sono in realtà scollegati, se non per il fatto che ci sono degli attori che nelle varie fasce e periodi in cui ho realizzato dai primi amatoriali tipo Blade Killer, Zombie New Millennium, Minecraft, andando poi avanti, fanno parte dei primi blocchi, nel senso che per i primi due o tre film usavo più o meno attori diversi, ma c'erano quei due o tre di riferimento. Poi ho Sì. fatto dei corti, delle cose uguali anche lì, cioè si va a fasi, si fanno dei percorsi insieme artistici con attori, tecnici, effettisti, eccetera, poi ci si separa, magari ci si rincontra. E questo è l'unico legame, insieme all'altro legame, che è la mia grande, veramente grande amore, grande passione per l'horror, per cui io tendo a, con i miei modesti mezzi, le mie modeste capacità, ogni volta che faccio un horror, cerco di trattare un elemento, un genere, un sottogenere, una tematica sempre diversa. Cioè non ho mai fatto un horror, bello o brutto che sia, che abbia lo stesso tema. Cioè gli zombie li ho fatti in Zombie New Millennium, li ho fatti. Il film a episodi l'ho fatto con carne morta alla Creepshow, l'ho fatto. Il film unitario ma strutturato a episodi con The Pyramid, l'ho fatto. Il film su serial killer, La Soglia, l'ho fatto. Il film, insomma, ogni volta mi piace, visto che la vita è molto breve, cercare di omaggiare ogni volta un genere, un sottogenere, per avere possibilità di dire la mia e di onorare il genere horror in ogni suo aspetto, insomma, gli aspetti che Questo, l'hanno più Alex, è affascinato. molto interessante che tu abbia voluto invece toccare diversi punti, diversi elementi dell'horror per fare ovviamente opere Sì. completamente diverse l'una dall'altra, no? Come hai detto, da zombie. Sì. Ecco, Sì. questa è una cosa molto importante. Ho letto su Google diverse interviste su Stomach, no? Questo film che hai fatto qualche annetto fa. È molto interessante perché hai un po' spaccato il pubblico in qualche modo, quelli che lo hanno visto. Molti l'hanno trovato molto bello. Ecco, che opera è stata? Secondo me, andando un po' a leggere, potrebbe essere stato un po' uno spartiacque tra quello che avevi fatto prima e quello che hai fatto dopo? Guarda, assolutamente sì, e se non fosse per il discorso tecnico o la tematica, credo che sia uno spartiacque, perché Stomach viene dopo The Pyramid, ma dopo un lungo periodo, almeno 4 anni, in cui io ho preso veramente una forma di rigetto, di pausa dall'ambiente, da quello che era il genere, per varie delusioni personali, artistiche e quant'altro. C'erano veramente mille cose insieme. Stomach proprio emerge proprio dallo stomaco, tutta la rabbia che avevo accumulato, tutte le cose che le ho rivelate in un film. E al di là di tutti i limiti che il film ha, credo che sia un po' questo anche che divida, tra virgolette, il pubblico. Cioè c'è chi riesce a empatizzare con me o comunque col mio pensiero, e quindi trova in questo film una grande valvola di sfogo, una grande forma di follia, è veramente molto eccessivo come film, e c'è chi lo trova anche offensivo invece, perché comunque nel film ci sono degli stupri, sono delle situazioni un po' pesanti. Molto pesante. E però sicuramente è stato uno spartiacque, più che altro perché, beh, sì, è pesantuccio come film. E quindi diciamo uno spartiacque più che altro perché è come dire, quando uno va giù, tocca il fondo, e poi a un certo punto però ritrova la forza e il coraggio di voler esprimere se stesso, cioè semplicemente di omaggiare, di fare quello che fin da piccolo sognava, che ha incominciato a fare, che lo rende felice nonostante tutte le fatiche, le tribolazioni, e che si era dimenticato un periodo a causa di elementi esterni che hanno inquinato la propria vita. Ecco, in Stomach io ho riversato tutta questa malignità, tutto questo malessere in un film che però mi ha permesso di ricominciare, e da lì non mi sono fermato, almeno per ora, quindi spero di andare avanti il più possibile. Tra l'altro, non è che non te lo volevo chiedere, te l'avrei chiesto in maniera diversa, ma visto che hai tirato fu insomma, tu fuori il discorso, a parte credo che questa sia una delle tue opere appunto più autobiografiche che ci possa essere, ma detto Sì. ciò, volevo sapere per quale motivo eri stato scoraggiato, cioè tu per diversi anni hai un po' ballato in qualche modo, non sei più entrato nel mondo cinematografico, quello. Che è successo? Ma guarda, in realtà è una questione di
illusioni che uno nella testa si fa dopo che io ho fatto The Pyramid. The Pyramid è stata la prima opera che avevo fatto, è stata distribuita un po' in tutto il mondo, è arrivata dal Giappone, alla Spagna, agli Stati Uniti, in Canada. Quindi, sai, uno si fa delle illusioni che a livello, come dire, di creatività, di collaborazione, possiamo tutti collaborare e essere colleghi in qualche modo, ma si Certo. illude anche di avere delle capacità. Io mi sono illuso anche di avere delle capacità nel poter organizzare, nel poter creare, eccetera. Quando queste capacità sono inevitabilmente sono rimaste, insomma, un po' così sospese, ci sono state delle Sì. delusioni. Ho visto che sì, non, alla fine non funzionava come cosa. Allora, diciamo, come dire, me la sono presa con me stessa, me la sono presa anche con tutto quello che era l'ambiente underground, senza particolari riferimenti a nessuno, però semplicemente ho detto non vale la pena. Cioè, nel senso, non vale la pena. È una cosa che sembrava andare tanto bene, in realtà siamo tornati di nuovo al fondo, non serve a niente, non interessa a nessuno, nessuno la vuole. Poi, diciamo che la fortuna è stata che in quei 4 anni di riflessione più o meno, io poi ho avuto la possibilità, anche aiutato da alcune persone, tra cui anche Ingrid, che poi è stata anche attrice in Stomach e in Nati Morti, ho avuto la possibilità di riflettere sul fatto che non importa dove vai, chi ti vuole, chi non ti vuole, ma bisogna recuperare sempre il punto di partenza, cioè ciò che ci rende felici e soprattutto a me rende felice la possibilità di poter espletare il mio bisogno espressivo, tutto qua. E quando ho capito questo, ho cercato di convogliare il mio malessere, la mia voglia di nuovo di fare insieme, è nato Stomach, e è stata una salvezza. È stata una salvezza perché È molto bello comunque questo sfogo, Alex, che hai fatto, perché tra l'altro, insomma, io frequento, ascolto, sento vocali, chiamo registi indipendenti italiani. Ora d'ora è nato poco più di 5 anni fa, ripeto, per promuovere e divulgare il cinema italiano, indipendente e non, ma come dico io, soprattutto indipendente. È molto bella questa cosa qua, perché poi non è una cosa che sparisce, nel senso che ho sentito molti registi che nel cinema indipendente si sono trovati isolati da altri colleghi, ad esempio. Ad Sì, esempio. Cioè sì, sono sì. queste faide, c'è questa, vogliamo chiamarla gelosia, a volte invidia, di chi va meglio, chi va peggio, ma è una cosa proprio costante, purtroppo. Non è che le cose, ahimè, purtroppo sono cambiate, ma devo anche dire in maniera molto, molto realistica che è ovunque questa cosa. Io ho frequentato, per esempio, il mondo della TV, è ovunque, quindi ti ritrovi a un certo punto da che hai 20-30 persone intorno, l'anno dopo, se qualcosa ti va male, ti ritrovi completamente da solo. Quindi voglio dire, non è, quindi esiste in qualsiasi tipo di mondo, da quello cinematografico, quello televisivo, quello anche di lavori semplici. Quindi su questo bisogna essere, quindi sono molto contenta che. Assolutamente. Allora, Studio 70 ci dice un indizio della Luna Piena, un film fantastico, parlando ovviamente di ciò di cui stavi parlando te. Ciao Iride, salutiamo i ragazzi Stefano della Rust Blade, chiaramente. Un bacione Stefano. Intanto vi saluto tutti, siete un po' tanti, quindi non riuscirò a mettere il like. Devi fare ciò che ti rende felice e solo allora capirai come rendere felice anche gli altri. Ti ha sottolineato la Rust Blade Records. Quindi, vedi, Ci c'è dato sta, anche una morale. ci sta. Anche una morale Sicura, mi insegna. guarda, Allora. sicuramente quello che ha scritto è che sicuramente io voglio ribaltare il suo assunto dicendo che sicuramente se tu non riesci a essere felice non potrai mai rendere felice gli altri. Quindi è proprio così, cioè nel senso di base è così. Se tu non stai bene con te stesso, non potrai rendere felice nessuno in coppia, nessuno nel lavoro, non riuscirai tu nel lavoro. Cioè, o quantomeno felice, onesto, onesto con te stesso. Questo, ecco, nel bene e nel male. Tra l'altro vedo anche in linea Giuseppe, un altro dei registi che insomma sarà con noi la prossima settimana. Adesso volevo parlare proprio di Nati Morti, un film a cui tu hai creduto tantissimo, tanto da presentarlo anche al Vespertile Awards. Io ovviamente non posso fare nomi, ma so che comunque è stato apprezzato tantissimo. Io dico sempre, anche se non si fa Contento. nominare, io posso dire, non lo dico a tutti, e quindi è evidente, ciao Giuseppe, è evidente che. Ecco, Rust Blade dice resta a tutti in media perché la luce spaventa sempre. E devo dire che Alex,
ha un'ironia, hai un sorriso cioè così contagioso che devo dire raramente ho visto nelle mie oltre 450 dirette. Non ho visto persone così come te che mettono veramente gioia di vedere. Poi ci dicono, ma chiama loro il triste. Non è vero! Non è vero. Siamo tutto l'opposto, siamo felici, siamo sorridenti, è proprio perché ci piace loro. Nati morti. Allora, come è partito il progetto di Nati Morti? Dici, io già la so perché ho visto il film, però dici brevemente la trama senza fare troppi spoiler. E quante soddisfazioni ti ha dato questo film? Allora, guarda, il progetto di Nati Morti è nato proprio sotto lockdown, quando io e Lorenzo Lepori ci siamo incominciati a confrontare per realizzare una serie di film, che poi abbiamo fatto peraltro, e diciamo l'idea era quella: te scrivi una sceneggiatura, io coproduco il tuo, io scrivo la sceneggiatura, tu partecipi al mio, quindi è una coproduzione, eccetera. E dopo aver fatto Flash Contagium, che è stata la nostra prima collaborazione, è nato Nati Morti, che io ho scritto, e ho scritto proprio un po' a pennello, ho scritto un personaggio proprio ricamato su quello che secondo me era la mia visione di Lorenzo all'interno di un film, e un altro personaggio ricamato a pennello su quella che era la visione di Ingrid. Alex, scusami se ti interrompo perché non conoscesse Lorenzo, è un altro pazzoide, eh? E beh, vabbè, la follia galoppa, ovviamente, galoppa. Certo. Vabbè, ma d'altronde, cioè, associare, insomma, film del genere, associarsi così artisticamente implica una buona dose di follia, perché se no, no, ecco. Una bella coppia. Sì. E praticamente, niente, diciamo che, quindi ho scritto questo soggetto che, diciamo, in parte è stato ispirato al fatto che eravamo in pieno lockdown quando abbiamo scritto, e io, diciamo, ho trovato finalmente un silenzio, anche un attimo un po' introspettivo, per scrivere una storia che voleva essere una storia veramente minimale, quasi un dramma da camera, però in versione d'orrore. E ho messo un po' di mio, un po' di mie esperienze passate, ovviamente trasportate attraverso la lente grottesca dell'horror, quindi esasperate, e poi, diciamo, ho cucito questi due personaggi su Ingrid e su Lorenzo, e poi quando siamo andati a realizzarlo, a girarlo a novembre, noi ci siamo chiusi praticamente in una villa in piena zona rossa, quindi proprio il secondo lockdown, quello ancora più pesante, e siamo stati lì praticamente poco più di 8 giorni, qualcosa del genere. Poi avevo fatto già delle riprese qua e là, eccetera, e abbiamo realizzato questo film, che è stata un'esperienza bellissima, un set incredibile, molto coeso, molto bello, molto sentito da parte di tutti. E devo dire che il film, quando poi è uscito, ha dato notevoli soddisfazioni, oltre per essere stato pubblicato da Digit Movies, ma essere stato anche distribuito negli Stati Uniti, adesso uscirà in Germania a marzo. Bellissimo. Sì, no, è veramente la grande, però anche l'accoglienza, diciamo, del pubblico, della critica, dei festival, è stata veramente entusiasta, nel senso che la storia d'amore che è all'interno del film, nonostante sia così malata, è piaciuta molto, ha coinvolto molto, specialmente il pubblico femminile, devo dire, ed è stata un'enorme soddisfazione, perché io devo essere sincero, io il film ci ho messo mano. Però oggettivamente, fra la location, fra il grande lavoro dei tecnici, degli effetti speciali di Leonora, le scenografie di Marta e soprattutto le interpretazioni di tutti i partecipanti, fra cui c'è anche Corinna Coroneo, ma soprattutto Grazie, Lorenzo ti Ingrid. voglio un bene dell'anima ed è una delle Meravigliosa. giurate della seconda edizione Vespertina. Corinna, ti amo. Corinna. Corinna è meravigliosa, meravigliosa. E quindi diciamo che soprattutto il film lo hanno retto sulle spalle loro. Poi io sì, ci ho messo del mio, però sai, quando c'è una macchina che funziona così bene, anche se il film è povero, anche se può avere tutti i limiti del mondo, inevitabilmente l'alchimia è buona. E infatti il film sta andando molto bene. Ad oggi ancora viene selezionato ai festival, ha fatto festival importanti per un film così piccolo. Quindi è andato veramente molto bene, è una Alex, grande soddisfazione. d'accordo con chi dice, proprio oggi stavo leggendo dei commenti, non mi ricordo sotto quale post, che gli attori bravi possono far innalzare di livello, alzare di livello anche un film mediocre o sufficiente. Sì, assolutamente. È successo più di una volta, ma Hollywood insegna, spesso e volentieri, film modesti, sceneggiature modeste non diventano dei capolavori, ma grazie agli attori diventano dei film che si alzano notevolmente di livello, assolutamente. Gli attori sono Quindi sei una parte dell'ingranaggio assolutamente fondamentale per rendere credibile un film. diciamo che questo Nati Morti, come ne stai parlando, è il film un
po' della tua, se Stomach è stato, diciamo, quello che in qualche modo è stato il punto di svolta da Timorti, mi sembra di capire che, diciamo, il film, come dico io anche ad altri registi, il film un po' della tua maturità. Diciamo così, sì, dai, perché no? Sì, Ti dai. piace? Ti piace Ma com'è? sì, dai, maturità è un termine che è, però, perché sempre per il discorso di vecchio di prima, sempre No, maturità saggia. maturità nel senso che secondo me in questo film forse hai usato tutte le tecniche sia mentali che lavorative che avevi comunque già usato nelle precedenti opere, no? E quindi hai dato forza Guarda. al progetto. No? Guarda, assolutamente sono d'accordo con te, diciamo che la cosa, ecco, forse, diciamo, per come dire, chiudere bene il tuo discorso, posso dire che ho tentato di, per la prima volta, esprimermi al di fuori solo e unicamente dell'horror più estremo, grottesco, bizzarro. Ho provato a dare una forma a quelli che erano i pensieri attraverso una visione sempre esagerata, perché comunque è un film abbastanza estremo, però che fosse una dimensione un pochino più umana, un pochino più sincera per quelle che sono le mie capacità. Quindi sicuramente è stato un passo avanti, quantomeno nel tentativo di livello di scrittura, oltre che di regia. Almeno credo. Passiamo alla nuova sfida. È il 2023, nuovo progetto. Sì, Parla. allora, praticamente allora, diciamo che il progetto già dopo Nati Morti c'è stato Gli Artigli dell'Aquila, ovvero Blazing the Darkness, che abbiamo girato in Albania e che insomma c'è anche Manuel Arcuri nel cast, c'è Lorenzo Lepori, c'è Francesco Rossini, c'è Vedi sempre Ingrid Montelli. che cresci sempre di più? Beh, sì, beh, il tentativo è quello. Il tentativo è quello, il tentativo è quello là. Vedrai E che il quindi mio quello Blade è insomma, un Runner, film già con. vedrai tu il mio Blade Runner, vedrai tu. Guarda, veramente, guarda, se giuro, giuro che se ci riesco, giuro, giuro, ti metto come almeno diciamo come dire, co-soggettista per l'idea che mi hai dato. Immagini Mamma faccio mia, Blade Runner all'italiana, ma sarebbe una ringrazio. figata, ma sarebbe Comunque, diciamo che Blazing Darkness e Gli Artigli dell'Aquila è stato un film che abbiamo girato in Albania. Già il budget è più consistente, pur essendo un low budget, però già cominciamo a parlare di un film girato con dei mezzi molto interessanti, prodotto dalla J&K Media Partner Aspide UEG, è una produzione tedesca. Praticamente diciamo che ecco, sta andando molto bene perché è uscito adesso, ha fatto un giro nelle sale nei Balcani, quindi è uscito nelle multisale in Albania, Kosovo, Slovenia, Macedonia. E adesso, se tutto va bene, dovrebbe fare anche un giretto nelle sale quest'anno in Italia. Uscirà anche in Germania, già l'abbiamo venduto in Germania, negli Stati Uniti. Nei festival lo hanno preso festival veramente importanti. È la prima volta in vita mia dove ci sono veramente non un festival importante e altri interessanti, ma un blocco di festival che evidentemente devono aver apprezzato il film, che diciamo è meno estremo delle cose precedenti che ho fatto, però credo che sia più fruibile per il grande pubblico. E poi, ecco, in arrivo sto scrivendo adesso una sceneggiatura di un nuovo film che si spera di girare quest'anno. È un horror particolare, abbastanza allucinato e paranoico. C'è di mezzo la musica classica, c'è di mezzo, insomma, diversi elementi. E io spero questa volta di poterlo girare in Italia, perché no, magari in Abruzzo, un posto che io amo tantissimo, in parte io Dove sono abruzzese. sento le campane a morto, no? Sì, Scherzo. ah, sì. No, no, perché No, devi veramente le sento in sapere che. lontananza, però le sento. Ma guardi, Ricordi devi il mio sapere paese in che. Molise, eh? È più o meno perché, guarda, io in questo momento sono a casa di mia nonna, dove insomma ci sono i miei genitori. Mia madre è originaria abruzzese, e noi siamo in una piazza a Pacentro, che è un paese bellissimo, e io ho proprio la chiesa che è attaccata al palazzo dove vivo Bellissimo. Là io. è Quindi sono classico. la campana. Meraviglioso. E la campana, quindi quando suona è come sentirsela presente entrare in chiesa, ecco, insomma, questo. Quindi, però è molto bello. E quindi, insomma, spero il prossimo film di girarlo in Italia. Ecco, ho letto una bellissima tua intervista che hai fatto, che per te l'horror è tutto, cioè l'horror ti rappresenta in tutto e per tutto. E nei film tu ovviamente esprimi tutto l'amore, omaggi questo genere con cui sei cresciuto. Queste sono veramente belle parole, quasi proprio un vero e proprio amore. Sì, beh, io è la mia una dichiarazione d'amore, anche perché io Amore. ribadisco, io non mi reputo un bravo
Io non mi reputo un bravo produttore, io non mi reputo nessuno, ma una cosa sono sicuro di farla. Ogni volta quando faccio qualcosa cerco di, come se l'horror fosse su un altare, e io sto lì e prego e omaggio, è come se ti va bene, così ti piace, capito? È il mio modo di venerare una cosa che io reputo, insomma, al pari di Dio, senza problemi. Assolutamente. Senti, io la faccio a tutti la domanda, te la faccio anche a te, sul cinema, sulle sale cinematografiche. Come vedi il futuro delle sale cinematografiche? Ti riassumo quello che dicono tutti. Allora, le sale cinematografiche continueranno ad esistere, ma diventeranno d'élite, un po' come il teatro. Le sale cinematografiche chiuderanno, la situazione rimarrà per tanti anni più o meno così. Tu diri dove vai? Prima, seconda? Io ti dico la realtà della mia esperienza del passato, che era avere un cinema ancora di proprietà della mia famiglia, ma adesso è in gestione di un'associazione culturale che fa spettacoli teatrali per tenerlo vivo. È un cinema che esisteva dal 1941. E poi è stato trasportato dalla piazza del paese nel 71 giù, eccetera. Però è un cinema veramente, insomma, un centinaio d'anni, ecco, non è un cinemino così. E l'avvento, prima ancora dell'home video, ma soprattutto delle multisale, dei proiettori digitali, eccetera, ci ha obbligati a un certo punto a chiudere. Ora, quello che io vedo è che le famose multisale che hanno fatto tabula rasa elettrificata di tutto, ora si stanno cannibalizzando fra di loro perché sono talmente tanti, gli spettatori sono talmente pochi, che secondo me, per il mio modesto parere, l'evoluzione sarà la seguente. Allora, Netflix, per fare un esempio, ti fa le puntate o i film TV di un formato molto particolare, cioè la durata esatta che tu hai di media per fare un percorso in metro o un percorso in autobus, perché oggi i film si guardano su smartphone. Questo è un processo non reversibile, Tania. È un'evoluzione, molti la guardano come una cosa orribile, ma è un'evoluzione. Quindi io credo che i cinema continueranno a esistere in formato minore, in quantità minori, e saranno relegate a eventi come può essere un Avatar 2, o può essere l'evento dove si presenta il regista, o può essere Certo. l'evento di un concerto live o dell'opera che vengono mandati in sala. Ma per come siamo stati abituati noi a concepire il cinema, è una cosa che non è che è una previsione, non esiste più. Quel tipo di cinema non Non esiste esiste più. Può reggere. perché con l'avvento delle piattaforme, con tante cose, con i cellulari e via dicendo, come dici te, ormai dobbiamo prendere atto di nuove, no, di una nuova realtà, di nuove realtà e quindi dobbiamo fare. Punto e basta, insomma. Sì. E concepire i film, io parlo per me che sono regista e per i miei colleghi. Concepire i film che se escono in DVD e Blu-ray è un lusso da collezione, ma Certo. ormai i nostri film che costino 300.000 euro, che costano 20.000 euro, costino 1 milione di euro, sono per il click, il che non deve essere visto come una maledizione, se no uno si avvelena il sangue, ma deve Ovvio. essere visto come una nuova forma di espressione. Intanto Mettiamola così. editor Francesco Lomuscio, che io chiamo Francescone Lomuscione, dice: ma quale triste, io sono un cazzarone, beh, quando abbiamo parlato di essere felici e via dicendo. Allora, detto questo, io la nostra intervista, che per me non è un'intervista, è un incontro come se stessimo davanti a un caffè, finisce qua, chiaramente. Io spero che tu possa partecipare, se non alla seconda edizione del Vesperti Rewards, alla terza, per quello poi ovviamente sarà a tutte le pratiche delle case di produzione, come tu sai, se ce la farai entro marzo o no, e E quello aspetterà chiaramente a te. E ma Alex, ringrazio tanto. una Io mi auguro, domanda, Tania. dimmi, Una domanda, quando chiudono le iscrizioni? Le 31 iscrizioni quando chiudono? 31 marzo 31 marzo. marzo. Ok, ma forse penso che con Blazing the Darkest non ci saranno problemi. Ah, ecco. Parteciperemo, dai, dai, Tanto dai. io lo sai, quando faccio i post vi taggo sempre per ovviamente ricordarvi tutto quanto il resto. Allora, ti ringrazio tanto, Alex. Sono veramente orgogliosa, contenta e felice che tu abbia debuttato ad Oretalk con noi, tra l'altro nella 90esima puntata. La paura fa 90, ma Perfetto. Alex ci fa paura solamente in inglese. Allora, un bacio. Grazie di tutto, Tania, un abbraccione. Ciao, grazie ad Alex Visani. Stiamo aspettando Dario Almerighi. Dario, ma sei col cellulare? Non usare il PC, non usare il computer perché non riesco a farti entrare. Quindi spero che tu non stia dal cellulare, altrimenti
Ti sto invitando di nuovo, semmai. Ciao Daniele Marinelli, ciao Alex, ciao Yankee, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa puntata di Ore Talk. Semmai entra dal cellulare, devi stare dal cellulare, Dario, e se no prova a spegnere un attimino e riaccendere il cellulare o ad uscire da Instagram e rientrare dentro Instagram di modo che ti faccio entrare perché mi dice che non. Vediamo un po', ti sto invitando di nuovo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Innanzitutto ringrazio tutti. Stiamo oggi facendo questa diretta di Eurotalk con due registi che hanno partecipato alla prima edizione del Vespertilio Awards. Vediamo se riusciamo a far entrare Dario Almerighi. Sto cercando di invitarlo. Vediamo se riusciamo. Altrimenti, vediamo un attimino. L'invito è stato inviato, ma chiaramente non riesce ad entrare. Eccolo Dario! Ecco, Eccoci, eccoci. fatta! Sì, finalmente mi stava dando un attimo di problemi con le impostazioni, però dal cellulare riesco, ecco. A posto, ti si vede benissimo. Ciao Dario, come stai innanzitutto? Benissimo, benissimo, benissimo. Perfetto, due domande principali che come hai seguito la diretta di Alex Pisani di solito faccio a tutti i registi, soprattutto indipendenti, quindi Dario te la faccio anche a te. Come sei diventato appassionato di horror? A che età? Qual è il tuo primo film che ti ricordi, che hai visto, che ti è rimasto dentro? E la seconda domanda, la terza domanda, come sei giunto dietro la telecamera? Allora, diciamo che la passione per l'horror credo che derivi un po' dalla passione più atavica proprio per un po' il dark, per l'oscurità in senso lato, in tanti aspetti come ben sappiamo, e poi inevitabilmente, o non, in effetti non sempre per forza, però spesso inevitabilmente poi quindi anche il cinema dedicato a questi aspetti cattura. Devo ammettere che mentre il gusto per appunto l'oscuro, il dark, chiamiamolo così, l'orrore in senso lato, c'è cioè, credo sin dall'infanzia, mentre invece la passione vera e propria per il cinema horror, devo dire, mi venne particolarmente con il filone francese, con il filone francese di film come Alta Tensione, Inside, Martyrs, diciamo il filone fra il 2005 Cose e leggerissime. il 2012. Sì, all'acqua di rose proprio, diciamo, ecco. Che poi erano gli anni in cui uscì anche Serbian Film, appunto, Human Centipede. Varie anche altre cose dall'Inghilterra alla Francia mi piaceva anche moltissimo il fatto che fossero film europei, nel senso di che non era solo il mainstream commerciale che spesso e volentieri viene collegato all'horror. Vedere che quello fu un po' per me pure un po' la punta dell'iceberg, nel senso che poi da lì, anche grazie a dei gruppi dell'epoca, appunto, riuscì a scoprire anche il lato proprio underground, che per me fu completamente nuovo all'epoca, quindi riuscì a vedere anche film di 100 dollari o 100.000, che però appunto non erano il mainstream per forza estivo americano da 4 milioni, ma davano molto di più, alcuni con 100 dollari, alcuni con 20.000 e dovevano puntare molto più sull'idea, mi rendevo conto, e questa cosa mi conquistò. Diciamo che quel periodo 2006-2012 guardai veramente tonnellate di horror e lì proprio partì questa passione. Della visione in qualche modo, no? Come, scusami? È stata come una gavetta che hai fatto della visione, nel vedere ovviamente queste opere che in qualche modo poi ti hanno formato, perché credo che tutto ciò che noi guardiamo in TV, al cinema, oggi come oggi sulle piattaforme, in qualche modo cioè, è tutto bagaglio
culturale, psicologico che entra dentro di noi e poi noi sfruttiamo, usiamo. Parlo ovviamente di registi, no? Che sfruttano ovviamente ampiamente nelle loro opere. Assolutamente, assolutamente. Infatti, ma diciamo che penso che un po' tutto quello che uno fa durante la giornata venga assorbito dall'inconscio, quindi figuriamoci appunto la visione dei film, ovviamente la ritrasmetti poi come forma di citazione anche involontaria, spesso e volentieri, ma credo che appunto anche i film che hai visto a tua volta siano stati citazioni di altri, anche un po' il bello proprio questa unione, questa mescolanza poi. Assolutamente Perché con te. Come sei arrivato dalla passione, come tutti noi, insomma, dal vedere film su film, ad arrivare dietro la telecamera? Qual è stato il passaggio fondamentale che ti ha portato a diventare poi regista? guarda, allora, un film in particolare, in realtà, abbastanza originale come cosa, nel senso che Antichrist di Lars von Trier, Ah, sì. bellissimo. Antichrist di Lars von Trier, diciamo che lo vidi e il giorno dopo mi andai a iscrivere a un'accademia di cinema con l'intento di fare regia, ecco, perché mi cambiò qualcosa dentro, mi diede la spinta a dover girare a mia volta e soprattutto mi conquistò anche moltissimo l'idea che era un film fatto con, se escludiamo l'ospedale che si vede per un minuto all'inizio, diciamo, quello che voglio dire è che sono veramente due location e due attori per tutto il film. Tre se consideriamo le mani dell'infermiera all'inizio, quindi nel senso. Guardatelo questo film, tra l'altro, per chi non l'avesse visto, perché è spettacolare, eh? È molto particolare. Quindi questo film ti ha cambiato in qualche modo, no? Sì, assolutamente sì, perché diciamo che forse questi due eventi insieme, cioè il filone dell'horror visto quell'epoca, ma no, comunque in realtà partì da quel film, poi ovviamente dedicarmi più all'horror in quanto tale venne un po' col tempo, ma era anche forse inevitabile visto il discorso che diciamo che è un gusto che poi uno ha un po' nel DNA forse. Qual è stata la tua prima opera? Allora, primo lungometraggio intendi, Certo. credo. Ok, perfetto. Allora, 4266. Le origini. Sì, 4266, Le origini del male con Mino Bonini, e prodotto anche insieme a lui, che fu un'esperienza veramente, mi permetto di dire, veramente hardcore, veramente estrema. Non per forza, cioè diciamo in vari sensi è stata veramente, veramente un'esperienza tosta, un po' per tutti, però diciamo che una cosa che poi mi rese molto, molto felice è che diciamo che tutti i problemi che ci sono stati durante la produzione mi fecero proprio dire: ok, se questo film piacerà sarà perché questa follia e questi problemi verranno assorbiti. Ovviamente intendo da me per primo, per carità, era stato un periodo difficile per tutti, appunto, ma speravo che questa situazione venisse assorbita dal film stesso, e anche perché il film è delirante di suo, fondamentalmente. È veramente forte, in senso comunque abbastanza estremo. Ho pensato, ecco, se questo delirio che sta succedendo dietro la camera viene assorbito dal film, funzionerà probabilmente per questo, sicuramente non per gli enormi effetti o cose del genere, per i grandi budget intendo, perché poi comunque sugli effetti si è fatto il possibile veramente, un po' su tutto poi in realtà. Però ecco, poi il fatto che sia abbastanza andato in giro, devo dire che fu una grande sorpresa da un lato, perché poi comunque andò anche su Prime Italiano per parecchio tempo, 2 anni, 2 anni e mezzo. Quindi fu una bella sorpresa e soddisfazione, assolutamente. Detto cose molto belle su diversi siti, su diversi articoli di 4266 Le origini del male.
Veramente, quindi complimenti, sei partito diciamo in maniera già tosta, fin da subito, con una trama abbastanza tosta e via dicendo. E poi, se non erro, correggimi se sbaglio, c'è Me and the Devil. Sì. Questo invece che film è stato? Quanto è cambiato rispetto all'opera precedente? Ma allora molto, nel senso che sta sicuramente molto distante su vari aspetti, nel senso che si è allontanato dallo splatter, cioè un film, sì, distante dallo splatter che ha voluto essere... Sì, mi permetto di dire, forse anche un po'... Come si può dire? Fuori. Sicuramente sta nel genere horror, ma in maniera più fiabesca, più leggera, più lontana dallo splatter. Fantasy, vogliamo dire, anche un po' più fantastico. Sì, anche con una vena fantastica. Ecco, forse è un film più dark che horror, ecco, in quel senso, più un fiabesco dark che horror, anche se particolare, perché poi è comunque un piccolo film che però parla comunque di sofferenza, di varie figure al limite, di personaggi molto al limite che vengono in contatto con questa figura che rappresenta poi il diavolo, appunto, da qui anche il titolo e dal testo, ovviamente, della canzone molto famosa. Anche se in realtà avevo, cioè, vabbè, questo poco cambia. Comunque, non della versione originale, anche se quella ovviamente è famosissima, ma di un remake che mi conquistò. Lì mi venne poi l'idea anche del titolo. Ok, perfetto. Poi l'opera successiva, ci vuoi dire qualcosa anche dell'opera successiva? Perché voglio veramente farti conoscere in tutto e per tutto, perché anche perché molti registi indipendenti che io ospito qua, veramente molti, hanno già fatto gavetta, hanno già fatto diversi film, si sono già messi alla prova del pubblico, non nascono dal nulla, non nascono dalla terra tanto così, tanto per... Hanno fatto gavetta e Alex, mi sa che sono una prova di questo, cioè sono... Ragazzi, giovani che hanno tentato, hanno studiato, hanno fatto anche delle scuole, è vero Dario? E poi sono usciti fuori pian piano per le loro capacità, perché poi se non hai capacità non si va avanti, assolutamente, come in tutti. Lusingato, grazie. No, ma questa è la verità, cioè la verità più assoluta. Quindi stiamo raccontando passo passo la carriera professionale e umana. Di una persona. Quindi è bene, prima di parlare dei progetti attuali, quelli dello scorso anno, fare una bella visuale su come oggi è Dario Almerichi, perché è stato, e quindi poi dopo parleremo ovviamente anche dell'oggi. Nel 2020 fai un altro film. Esatto, Amore Acido. Esatto. Esattamente. E diciamo che allora, Amore Acido, che è anche il film che adesso poi ho cercato di lanciare, di sponsorizzare un po' perché ha avuto dei problemi distributivi, nel senso che è stato concluso durante la pandemia. Poco prima del lockdown, ovviamente, quindi con una situazione veramente al limite. Però sono contentissimo intanto che adesso sia distribuito sia in Italia che all'estero, ma soprattutto sono contento del fatto che è un film dove sono riuscito un po' a mettere insieme l'esperienza degli altri due e poter dire meglio quello che volevo con una maturità sicuramente e sinceramente maggiore, e come anche normale che sia, nel senso che poi Come ho al detto ad terzo. Alex, più si va avanti e più c'è il film, quello che io chiamo della maturità, in qualche modo, come ho detto prima, che in qualche modo fai tanti film, fai tante opere, prendi, impari, insegni anche insomma, dagli errori, dai sbagli, che comunque ci saranno quelli sempre, e poi fai il film a cui tieni, non dico di più, ma quello che ti riesce in qualche modo meglio, no? Sì, sicuramente finora è quello che sento che sia riuscito meglio, che può essere pure più interessante per più pubblico, anche se sì, ha delle scene molto molto forti, però in realtà è un film drammatico quasi più che horror. Sicuramente poi va nell'horror e può piacere ai fan dell'horror perché cioè, è una storia anche di orrore, senza dubbio. Però ecco, è quello che veniva un po' definito, che viene definito un po' un disturbing drama.
cioè un drammatico che, ho con, che va a braccetto con l'horror e Guarda, dai, è importante anche questo. Ne abbiamo parlato negli appuntamenti mensili a rassegne notturniane con Davide Pulici, nel nostro appuntamento mensile con Davide Pulici di Notturno. E ci hanno fatto, credo, anche un dossier su questa cosa, comunque un servizio che oggi per spaventare ci devono essere film drammatici con venature horror. Cioè, sta andando molto in voga, soprattutto ci sono questi film che vengono dalla Scandinavia, che io amo in maniera folle, questi film che vengono dalla Scandinavia, ma anche qualcuno dall'Oriente, dove praticamente di base sono film drammatici e poi hanno queste venature horror. Si sta tornando un po' all'Esorcista del 73, che per noi tutti è un horror, ma in realtà il regista ha sempre detto: guarda, quello è un film drammatico, che poi abbia delle venature, la bambina, quelle tutte le sue. È molto importante perché Amore Acido, che io ho visto e mi è piaciuto moltissimo, è un film in realtà veramente drammatico, ma che ha poi degli aspetti, guardatevi il film, che ovviamente sono impressionanti, che sono horror. Quindi volevo sapere da te appunto se è stato un film che tu hai fatto in maniera naturale o c'era quest'onda intorno a te che vedevi, che, insomma, che in questi ultimi anni si vede, no? Film drammatici che però hanno anche delle venature horror e poi sono i film che non si sa per quale motivo, ma ne siamo contenti, funzionano. Guarda, allora, sì, no, è interessante questo discorso nel senso che da un lato credo che un po' tutti gli horror siano anche film drammatici, almeno in un certo aspetto, perché comunque penso che il dramma e l'horror vadano assolutamente insieme. Ovviamente un film drammatico e un film dell'horror in senso stretto sono due cose differenti, siamo tutti d'accordo. Però credo che un film horror sia anche quasi inevitabilmente spesso e volentieri drammatico. E diciamo che spesso forse arricchisce perché il drammatico può far andare più nella parte psicologica dei personaggi, degli individui, della realtà. E poi, purtroppo, per fortuna, la realtà di tutti noi è anche. E anche ha degli aspetti, voglio dire, non è anche, infatti, ha anche degli aspetti drammatici. Quindi toccare il dramma va a toccare forse meglio l'intimità delle persone anche, perché nel dolore comunque c'è più profondità. Quindi andare a mettere del dramma in un horror lo rende sicuramente, ti allontana dalla possibilità di fare un horror superficiale, sicuramente. Però allo stesso tempo credo che uno non debba andare a cercare col cucchiaino, dire oddio mio, forse non è abbastanza tragico e drammatico, facciamolo. No. Devo dire che hai perfettamente ragione, no? Quando io parlo dell'Esorcista, che è il classico dei classici, l'abbiamo sempre definito qua nelle diverse dirette, quello che tutti noi consideriamo, ripeto, un horror, ma che il regista è quasi offeso nelle diverse interviste che è stato da Friedkin, che ha detto: no, per me è un film drammatico. Hai perfettamente ragione, perché se prendiamo ad esempio quel film, io penso che la parte maggiore non l'abbia fatto Linda Blair, ma Ellen Burstyn nella parte di una madre, dove ti ha fatto proprio intimamente, caratterialmente, è stata bravissima a portare avanti una madre che impazzisce perché non riesce a fare niente per la figlia, vorrebbe fare, ma non è suo compito, non riesce. Quindi è veramente il prete che ha delle crisi con se stesso, con il suo passato, insomma, quell'altro con la madre morta che non è riuscito, quindi tutto il tormento interiore. Quindi hai perfettamente ragione. Io credo che un film drammatico, come anche Amore Acido, che poi ha appunto anche delle venature horror, però entri nell'intimo della persona, del personaggio cioè in questo modo, e appunto per raccontarlo meglio. E quindi tu, secondo me, questo è un mio parere personale, ma so che è stato lodato anche Amore Acido, io credo che tu abbia raggiunto l'obiettivo per quanto riguarda Amore Acido. Grazie, 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 assolutamente lusingato da questo e diciamo che sì, il film nello specifico va parecchio nel drammatico, ma anche perché, come dicevo, uno non è che deve mettersi a cercare il dramma apposta. In quel caso è stato uno sfogo anche catartico, sicuramente, di qualcosa di interiore, come poi uno fa sempre quando crea qualcosa di artistico. Ecco, comunque, grazie veramente delle No, bellissime parole. dovuto.
assolutamente complimenti dovuti. Progetti futuri. Allora, progetti futuri. Diciamo che adesso proprio sono un po' in ballo su varie cose che dovrebbero, potrebbero partire. Poi una cosa che è un po' il bello, un po' un dramma del cinema è che ogni stabilità e cinema sono un po' due parole che vanno veramente in sensi opposti. Però diciamo che dovrei fare anche più avanti delle collaborazioni con Dario Germani, di cui sono molto molto orgoglioso di esserci in contatto e che saluto se mai vedesse. E quindi diciamo che adesso sono molto curioso io per primo di vedere dove andranno questi sviluppi, sempre nell'horror, con dei film, con almeno sì, un paio di film del genere. E allo stesso tempo sto, di cui vorrei dire di più, ma vorrei sapere anche io di più adesso. Purtroppo devo aspettare ancora un pochino. Mentre nel frattempo, diciamo che come intenzioni ci sta sia un progetto in corso, nel senso che sto facendo dei cortometraggi che vorrei mettere poi insieme in un unico progetto, che sono, a proposito di quello che stavamo dicendo, che sono più sul drammatico in senso stretto questa volta, e vorrei che facciano parte poi di un progetto unico. Che mi piacerebbe, diciamo che il tema principale, proprio in una parola, è un collegamento a questi vari cortometraggi barra episodi che tratta di isolamento sociale, di neorealismo, isolamento sociale, tematiche. Faccio un esempio: l'isolamento virtuale, il girlfriend experience, magari le sostanze d'abuso, però tutto messo in una chiave di neorealismo collegato con tecnologia e isolamento umano. Diciamo che il progetto poi vorrà chiamarsi proprio 2022, come a dire, come era la società barra l'umanità nel 2022 e vedere questo spaccato delle varie realtà, in questo caso un po' distopiche e drammatiche. Tra l'altro è molto bello, Dario, che non hai mai abbandonato i temi sociali, c'è sempre qualche tema sociale di riferimento in qualche tuo film, e quindi questa è una cosa molto importante. Quando prima ho chiesto al regista precedente, ovviamente, se c'erano dei punti di contatto, ecco qui i punti di contatto per quanto riguarda i tuoi film, che sono diversi anche i tuoi, però il punto di contatto è metti sempre un tema sociale molto importante, soprattutto temi sociali attuali e non del passato. E quindi è molto bello anche questo progetto che vuoi, insomma, portare avanti, perché credo che poi il cinema deve essere fantasia, fantastico, deve essere sogno, però deve anche ovviamente poi raccontare, deve anche avere dei contenuti. Io credo che sia molto importante raccontare ciò che ci accade intorno quotidianamente. E devo dire che negli ultimi, soprattutto 3-4 anni, tra guerre, carestie, pandemie, di tutto e di più, penso che insomma, non c'è, non, a Roma si dice non c'è mancato niente. Non ci si annoia. Annoia, ci si vorrebbe annoiare più con altre cose, ma devo dire che questo è quanto. Io Sì, poi. infatti, proprio aperta e chiusa parentesi, a proposito di quello che hai appena detto, il primo cortometraggio ho già girato, è proprio sul Girlfriend Experience e apre proprio facendo vedere una realtà di guerra e pandemia, quindi hai capito perfettamente lo stile del progetto pure. Devo dire che c'è molta carne sul fuoco, insomma, c'è molto da parlare, ahimè, purtroppo, per questo. Una domanda che non ti ho fatto prima, che di solito faccio sempre anche per, insomma, spezzare tutte le domande professionali. Il tuo film italiano horror preferito, quello che ti è rimasto di più nel cuore, quello che proprio per te ha rappresentato tanto, e anche quello internazionale. Allora, oddio, bella domanda. Bella domanda. Più quello proprio che ti è rimasto nel cuore, cioè quello che man mano che sei cresciuto te lo porti sempre dietro. Quei film che poi non ti rivedi per 2 o 3 anni consecutivi, poi te lo porti. Allora, sicuramente Cannibal Holocaust di Deodato. Assolutamente. E non lo dico casualmente, appunto, ma proprio lo dico col cuore. E
diciamo. Poi mi hai conosciuto Gerard Deodato? Sì, ebbi l'onore di conoscerlo al FIPLI di qualche anno fa. Sì, infatti sono anche molto contento di questo, anche perché avendo visto il film da ragazzino, lascio immaginare, ma. Quindi sicuramente sì, e anche l'Aldilà di Fulci, sicuramente. Devo dire che anche Piove mi è piaciuto molto, stando adesso proprio come balzo da Time Machine, devo dire, però. Tra l'altro lo possiamo là, parteciperà alla seconda edizione Vespertini Awards, Strippolone, no? Il nostro Strippolone, eh? Quindi auguri, in bocca al lupo a Paolo, chiaramente. Quindi Piove è un bel... Sì, diciamo che internazionale, guarda, sarebbe enorme, enorme ovviamente la lista. Diciamo che posso dire Martyrs, diciamo che posso dire Martyrs di Pascal Laugier perché comunque fu emblematico di quel periodo che dissi della quella che io chiamo un po' la Nouvelle Vague francese horror di quell'epoca. Come trovi? Perché no, mi colpisce e sono abbastanza contenta perché i francesi, devo dire che quando si mettono, anche gli spagnoli, quando ci si mettono a fare film horror, li fanno, alcuni registi li fanno veramente in maniera strepitosa su tutti, per esempio REC, insomma, per dire una, insomma, almeno il primo REC, insomma, fantastico per quanto riguarda la Spagna, ma appunto Martyrs, insomma, e tantissimi altri, devo dire. E la domanda nasce spontanea. E il cinema americano? Ma diciamo che del moderno cinema horror sicuramente comunque Midsommar, The Witch, questi sono titoli, anche It Follows, sono titoli che stanno ridando, cioè non è che stanno ridando, che tengono alto lustro all'horror. Quindi Sì. sì, sicuramente anche Lighthouse. Storicamente, quello che uno considera uno dei film più belli proprio del cinema, in senso lato, ad esempio, Non aprite quella porta di Tobe Hooper, ecco, a proposito degli Stati Uniti. Nel corso del, insomma, di una diretta, un grande classico, no? Del 74, Come, scusami? un grande classico, ne abbiamo proprio parlato ieri, Non aprite quella porta, insomma. Certo, no, assolutamente, ma lo considero anche appunto. Sì, no, era per citare anche appunto un film degli Stati Uniti, ma che, ecco, ad esempio, un enorme gran film. Peccato che oggi riavere dei Non aprite quella porta dagli Stati Uniti, visto come si dice, la realtà attuale è difficile, però è anche giusto che ci siano delle novità, perché alla fine Lighthouse, Midsommar, The Witch, It Follows puntano su un altrettanto orrore, ma anche se in chiave diversa, moderna. È anche giusto da un lato che sia così, non è che doveva per forza rimanere. Quando dico di non aprire quella porta che non ne fanno più, forse mi riferisco al coraggio, non tanto per forza a chissà che bisogno di splatter o questo o quell'altro di violenza. No, parlo proprio del coraggio di comunque l'horror deve essere un genere che non guarda in faccia a nessuno, no? Cioè, deve essere un genere che. D'accordo con te, assolutamente. Iride ci dice: mi sono piaciuti tutti i rec, pur mancando uno che non sono riusciti mai a recuperare, è quello che si svolge durante il matrimonio, che è Ah, interessante, terzo, bello, molto bello. molto divertente. Mai avere uno zio come quello del rec, mamma mia, per carità di Dio. Allora, lo zio che è morso, che era dal cane, se, no, se non mi ricordo male, se la memoria non mi inganna, però è stato un bel capitolo quello, tutto parte da là. E Dario, ti faccio la stessa domanda, visto che sei un regista indipendente e che ci tengo moltissimo a voi, che vi presentiate, appunto, ma che ti dà anche la vostra. È la stessa domanda che faccio anche ad Alex per concludere, come ho fatto a tutti gli altri. Le sale cinematografiche, il tuo pensiero, il futuro. È ovvio che chi parla di cinema non può non essere legato alle sale cinematografiche. Secondo te, sei d'accordo con l'idea di Alex? Oppure hai un'altra idea? Che fine faranno? Il destino? Ma guarda, destino sì, possiamo giusto provare a prevedere il fatto che sicuramente quello che ha detto è vero, il discorso che la sala come la conoscevamo bisogna semplicemente farsene una ragione, nel senso pure spirituale di un certo tipo di cinema. E questo è come un lutto. Allo
allo stesso, sicuramente, bisogna solamente prenderne atto. Allo stesso tempo, come non è per fare filosofia buddista, però come ci sono nuovi inizi, cioè, sicuramente non bisogna disperare, perché credo, allora, nella pragmatica, credo che il cinema sì, diventerà una cosa sempre più di sé, la sala in quanto tale, nel senso che probabilmente sarà proprio un evento o comunque una cosa ristretta ai pochi, anche solo che per gusto intendo. Certo. Perché non credo che le nuovissime generazioni poi, sicuramente una piccola parte sì, scoprirà il piacere della sala, ma veramente una piccola parte. Questo non vuol dire che il bisogno di raccontare storie, di vedere storie e di vedere bei film cesserà. Non bisogna quindi disperare, ma stiamo assistendo sicuramente all'inizio di una nuova fase, che però mi sembra inevitabile. Di film cinematografiche, qui dicendo. Poi, tra l'altro, dico: non disperate mai. Vi ricordate i vinili? Erano morti e sepolti, stanno tornando, quindi, no? Tra l'altro, torna pure le zeppe, i pantaloni a campana, poi tornano. Tutto torna. Allora, Dario, sono veramente, come ho detto anche ad Alex, contenta veramente di averti visto debuttare qui sulle Talk, come abbiamo fatto già con tantissimi altri registi, come continuerà anche venerdì prossimo con altri registi di lungometraggi che hanno partecipato alla prima edizione del Vespertini Awards, perché io l'ho detto, a prescindere da chi ha vinto la prima edizione, da chi è stato nominato, da chi non ce l'ha fatta ad arrivare in nomination, per me siete stati tutti grandissimi protagonisti. Avete reso la prima edizione interessante, con una giuria che quando ha visto tutte e 53 le opere, il più grande complimento è bello, tutti i film uno diverso dall'altro per significato, per qualità registica. Quindi devo dire grazie a tutti voi, perché l'ho sempre detto anche sul palco del Vespertini Awards: il Vespertini Awards siete voi. Quindi per me è una cosa importante. Spero che anche tu tornerai, se non nella seconda, l'abbiamo parlato anche privatamente, nella terza edizione. Questo poi sta tutto in una data, 31 marzo, come ho detto anche ad Alex. E prima per partecipare alla seconda, altrimenti si parteciperà tranquillamente alla terza edizione, perché siete oro per l'Italia, soprattutto tutti i registi indipendenti, senza nulla togliere ovviamente i registi che riescono ad andare su Amazon Prime, su Netflix, al cinema, per carità di Dio. Però voi siete il sale, quelle opere. Poi quanti registi sono partiti così, diciamo dal basso comunque, e poi hanno avuto anche varie no? Ma assolutamente, no, ma ne approfitto per, cioè, grazie a voi, perché poi se non ci fossero queste realtà che uniscono sarebbe dispersivo e veramente un peccato. E un conto è saperlo, un conto è poi mettersi ai fatti a creare la realtà che state creando, che avete creato. Quindi grazie a voi, assolutamente. Tra l'altro, la diretta con Alex Pisani e Dario Almerichi la potete trovare sul canale Instagram e sul canale YouTube di Ore d'Orrore e sul canale Instagram anche del Vespertilio Awards. Dario, grazie. Ringraziamo Dario Almerichi. Grazie, Dario. Grazie mille ancora, grazie a tutti, grazie a te. Ciao ciao.